Il popolo della rivoluzione civile ha accolto con entusiasmo l'ex magistrato Antonio Ingroia, giunto ieri a Salerno nella prima giornata del suo tour in Campania. Prima di Ingroia, all'Hotel Mediterranea, hanno parlato numerosi operai e candidati con il movimento costituito appena un mese fa. Tra questi anche il giornalista Sandro Ruotolo, candidato in Campania 2. Poi è stata la volta di Ingroia, che ha esposto alcuni dei punti salienti del programma di rivoluzione civile. Noi non rappresentiamo la vecchia politica, ha detto Ingroia, non facciamo promesse ma assumiamo impegni concreti. Ingroia si è soffermato in particolare sulla dilagante corruzione nel nostro paese ed ha evidenziato come uno dei modi per diminuire il debito pubblico sia quello di sequestrare non solo il patrimonio dei mafiosi ma anche quello dei corrotti. Poi alcune proposte come il reddito di cittadinanza, che Ingroia ritiene una delle priorità del suo programma, poi la necessità di costituire un istituto di credito pubblico in grado di sostenere le piccole imprese e riattivare il circuito del consumo. Ingroia ha anche ribadito la distanza dal Partito Democratico, che, ha detto, pur di andare al governo si alleerebbe persino con Monti. Perché sembra essere diventato il nemico di tutte le forze politiche? Beh, bisognerebbe chiederlo alle altre forze politiche. L'unica spiegazione è che noi siamo l'unica lista nuova nel panorama politico, l'unica lista che mette davanti l'interesse dei cittadini e che ha solo un obiettivo, l'onestà, e gli altri hanno paura della nostra forza. Come non è andato in porto il patto di resistenza col PD? Bisognerebbe chiedere al PD. Noi io avevo preso l'iniziativa facendo un appello, dicendo che noi eravamo disponibili purché ci fosse una posizione chiara di alternativa netta rispetto alle politiche di Berlusconi e di Monti. Il PD evidentemente ha deciso di voler fare il governo con Monti anziché con noi, e noi andremo avanti per la nostra strada. Ma l'antipolitica chi è? Cos'è? L'antipolitica è quello, il risultato dei tanti italiani che si sono stancati della politica. Ecco perché ci siamo noi, che siamo la nuova politica, non l'antipolitica. Quindi Grillo è diverso da lei? Lei da Grillo? Grillo è diverso perché da un lato non ha una proposta di governo e dall'altra anche lui è diventato un mestierante della politica. A chi chiedeva di commentare la diffidenza manifestata dal sindaco di Salerno De Luca nei confronti dei magistrati approdati in politica, Ingroia ha risposto così. Che dire, diffidenza ricambiata. Ingroia si aspettava una sala così piena? Mi ha sorpreso, però è anche vero che avendo visto le altre sale, la sala di Napoli, la sala di Bologna, la sala di Forlì, la sala di Parma, la sala di Palermo, un teatro oggi a Palermo pieno sino all'inverosimile, tutto questo dimostra che sono sempre di più i cittadini che credono che questa rivoluzione civile si può fare, e ne sono sempre più convinto anch'io.